Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, come ormai di consueto nell'edizione serale del nostro telegiornale, il bollettino dell'emergenza, l'ultimo aggiornamento della regione. Sale il numero dei contagiati che registra però una crescita costante. Rispetto a ieri sono 76 in più i casi di positività al Covid-19 riscontrati. Questo dato fa salire il computo complessivo a 663 pazienti positivi. Adesso andiamo a vedere il servizio con il resoconto curato da Jacopo Forcella, poi ascoltiamo l'intervista che abbiamo registrato poco fa via Skype all'assessore alla sanità Nicoletta Veri, che lancia anche un allarme relativo alla carenza di medici in Abruzzo. Vediamo i servizi. Continua a salire il numero dei contagiati in Abruzzo, oggi arrivato a quota 663. Si mantiene piuttosto costante la curva di crescita, con un leggero aumento odierno che ha fatto registrare un più 76 casi. Di conseguenza continua ad aumentare la pressione sul sistema sanitario regionale. Sono 228 infatti i pazienti ricoverati in ospedale, 52 in terapia intensiva, la maggior parte nella ASL di Pescara, mentre gli altri 325 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Anche in questo caso il maggior numero è in provincia di Pescara. Purtroppo aumentano anche le persone decedute, ad oggi 38. 13 invece sono i pazienti clinicamente guariti, diventati cioè asintomatici, e 7 guariti negativi a due tamponi di controllo, numeri al netto delle persone in isolamento domiciliare. Nel mentre i sanitari cercano di affrontare l'emergenza, prosegue incessante anche il lavoro di diagnosi nei due centri regionali, quello di riferimento di Pescara e quello dell'IZS di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 3.600 174 test, di cui 2.220 sono risultati negativi. Dei casi positivi complessivi, 40 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 129 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 370 alla ASL di Pescara e 124 alla ASL di Teramo. Mentre dei 76 odierni, 2 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 27 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 36 alla ASL di Pescara ed 11 alla ASL di Teramo. La curva è costante, ma è una curva medio-alta. Abbiamo una media che va ogni giorno dai 70 agli 80 risposte positive ai tamponi. Quindi, di fronte a questo numero, voi capite che bisogna portare avanti quotidianamente una riorganizzazione di tutte le nostre strutture sanitarie. Riusciamo con un servizio telematico a sapere quali sono i posti letto per poter essere poi occupati dai pazienti Covid in tutta la nostra regione. Abbiamo letto del sindaco di Pescara che ha iniziato a fare delle ricognizioni nei palazzetti, stessa cosa a Teramo. Ecco, da questo punto di vista si faranno anche degli ospedali da campo? Sì, stiamo procedendo per livelli. Nel momento in cui tutte le strutture sanitarie purtroppo saranno complete, andiamo verso strutture esterne e ogni provincia ne ha evidenziato alcune. Nella provincia di Pescara si è preso in evidenza l'interporto di Manoppello, ad esempio, come ulteriore struttura da quelle realtà sanitarie. Assessore, molti parlano di questa settimana come una settimana cruciale dal punto di vista dei contagi, anche per capire se la curva inizierà a scendere o no. La previsione è giusta, è una previsione di una settimana cruciale, quindi di giorni. Più che una discesa della curva, noi prevediamo una linea retta in questi giorni, ossia non un aumento esponenziale, ma neanche una diminuzione di questi numeri dei tamponi. Dal punto di vista delle terapie intensive, come siamo messi in Abruzzo? Senz'altro con i ventilatori che spero arriveranno in settimana andremo a risolvere ulteriori urgenze. Quello che è l'allarme che oggi è un elemento importante, invece è la mancanza del personale. Purtroppo bisogna sottolineare questo, che i
già i medici erano carenti nel nostro sistema sanitario, in questo momento di emergenza ancora di più c'è una carenza di medici ed è il grande problema che oggi si sta affrontando nella nostra regione. A proposito di medici, c'è anche il tema dei medici di base, perché ci giunge notizia che qualcuno si è ammalato anche in condizioni abbastanza gravi. Ecco, da questo punto di vista la regione come si sta organizzando? La prima nostra circolare è stata proprio quella innanzitutto di venire incontro a questi medici attraverso la ricetta dematerializzata, come voi sapete, per evitare che il paziente ogni volta vada nelle loro strutture. Abbiamo costituito il triage, per cui tutto avviene in maniera telefonica, e nel pre-triage negli ospedali ancora di più c'è una riorganizzazione. Senz'altro il medico di famiglia è quello che è coinvolto in prima persona, però se vengono eseguite in maniera esatta le procedure avremo sempre meno il contagio. Un contagio che, voglio ripetere, non va visto solo fuori, durante, diciamo, all'esterno, nel momento in cui si esce fuori di casa, ma io voglio sottolineare in questo momento l'importanza che deve avere, l'accortezza che deve avere il cittadino una volta rientrato nelle proprie mura, di evitare di essere attento e portare avanti tutte quelle procedure di prevenzione, perché il virus può rimanere attaccato negli oggetti e sugli oggetti che rientrano in casa. Quindi in questo momento il messaggio che io invio è proprio di evitare il contagio interfamiliare, anche per quelle, diciamo, strutture, per quelle famiglie dove risiede, dove è domiciliato un paziente positivo. Un altro allarme che abbiamo dovuto affrontare oggi sono dei casi positivi nelle strutture per residenze per anziani. Questo è un grande problema, anche perché c'erano anche qui delle procedure esatte, avevamo una circolare ben precisa che andava a definire come gli ingressi, come dovevano avvenire gli ingressi dei pazienti, ossia evitare che i parenti e gli amici potessero andare a casa, a visitare i propri anziani presso queste strutture, perché avrebbero portato il contagio dall'esterno dentro queste strutture. E in effetti oggi abbiamo dovuto rilevare alcuni casi di positivi di anziani che sono residenti presso le strutture per anziani. Ultima domanda con risposta brevissima è questa: avete intenzione di allargare le zone rosse che già ci sono nella nostra regione? Io mi sono sentita poc'anzi col presidente, abbiamo discusso proprio di questo argomento. Ormai la nostra regione è zona rossa a tutti gli effetti. Adesso attraverso le prefetture e comuni andremo ancora di più a definire questi confini, evitando questa mobilità tra una zona particolarmente rossa col resto del territorio. C'è una particolare zona sotto attenzione da questo punto di vista? Ma le conosciamo già, senz'altro la zona della Valfino e la zona di Penne della provincia di Pescara. Anche altre richieste di alcuni altri sindaci, però prevalentemente i numeri maggiori sono circoscritti in quelle aree. E allora abbiamo ascoltato questa lunga intervista all'assessore Verica, ha detto tante cose, settimana questa cruciale per verificare se la curva dei contagi, perlomeno nella crescita, diventerà una curva piatta oppure se continuerà a salire. Poi c'è la carenza dei medici e l'abbiamo ascoltato anche delle problematiche relative alla diffusione del contagio all'interno delle residenze per anziani, questo ci ha detto l'assessore. Noi proprio in una residenza per anziani andiamo adesso con Paolo Renzetti, che è a Montesilvano, nell'ex Sund, a cui do la buonasera, con diversi ospiti che ascolteremo. Paolo.
Sì, grazie, grazie Alfredo. Buonasera, buonasera anche ai nostri telespettatori. Siamo nella RSA Santa Maria Ausiliatrice di Montesilvano, dove sono ospitati 106 degenti. Li possiamo chiamare così perché questa è una RSA dove molti di questi degenti ovviamente hanno delle patologie e dunque vengono curati anche per queste patologie. Io saluto e ringrazio i nostri due ospiti che sono il dottor Pierpaolo De Nicola, medico della struttura, e la caposala della RSA Santa Maria Ausiliatrice, Emanuela Puglielli. Grazie e buonasera. Grazie, buonasera a voi. Grazie davvero per averci ospitato questa sera per parlare anche di quello che accade nelle RSA della nostra regione, anche alla luce delle parole pronunciate qualche istante fa dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Dottor De Nicola, possiamo dire che la vostra missione, il vostro compito oggi più che mai è quello di tenere il Covid-19, il coronavirus, fuori dalla porta che è alle vostre spalle, e da questo punto di vista fino a questo momento non ci sono notizie negative? Assolutamente sì, la nostra premura è stata fin dai primi di marzo chiudere completamente l'accesso con dolore spesso ai parenti dei nostri ricoverati, però è stata una scelta un po' dolorosa ma probabilmente corretta, perché in questo momento, almeno fino adesso, non abbiamo clinicamente casi che possono far pensare ad un'infezione da Covid. Abbiamo usato alcune precauzioni importanti, ci hanno messo a disposizione mascherine e camici di protezione, perché consideriamo paradossalmente che il vero pericolo possiamo essere a questo punto noi operatori per i ricoverati, e quindi siamo protetti e ci proteggiamo, proteggiamo loro e ci proteggiamo noi nel miglior modo possibile. Questa è una struttura all'avanguardia nella nostra regione. Io rivolgo la domanda alla caposala Emanuela Puglielli. Vediamo proprio dal suo abbigliamento come voi personale sanitario circolate e girate nella struttura con camice, con occhiali, con mascherina, proprio con questo abbigliamento proprio che è un vero e proprio dispositivo di protezione. Noi abbiamo adottato questo tipo di abbigliamento già dalla fine del mese di febbraio. Gli anziani sono persone particolarmente fragili, sono come dei cristalli, e quindi ci siamo sentiti comunque di iniziare a mettere in atto tutte queste misure cautelative con un po' di anticipo. Al momento questa cosa ci sta ripagando. Dottor De Nicola, lei prima parlava del fatto che ovviamente per motivi facilmente comprensibili già dal primo marzo avete precluso l'ingresso, la visita dei parenti, delle persone che voi ospitate, e questo però potrebbe causare un disagio a queste persone, a questi pazienti che sono persone con un'età piuttosto avanzata e con delle patologie. Però voi avete ovviato con un particolare sistema di videochiamate, cioè i degenti parlano con i parenti attraverso queste chiamate video. Nella struttura sono state iniziate due interventi. Uno è quello dell'utilizzo del video, della videochiamata, che è risultata molto rassicurante soprattutto per i parenti che hanno modo di vedere un po' il proprio paziente, il proprio familiare, rendersi conto visivamente delle condizioni reali in cui sta. E poi un'altra iniziativa che ha gestito la nostra direzione sanitaria, colgo l'occasione per ricordare il dottor Antonio Domani, che in questo momento non c'è, che è il direttore sanitario, è quella di aver favorito le attività ricreative per almeno quel gruppo di persone più stabili che possono insomma continuare un minimo di attività sociale. Sono state iniziate tramite il sistema, la videoconferenza, quindi anche le attività di miglioramento cognitivo per quel gruppo di pazienti che hanno bisogno di questo tipo di necessità, in qualche modo viene continuato nelle ore mattutine.
Alla caposala Manuela Puglielli volevo invece chiedere, in questo periodo di emergenza che stiamo vivendo per quanto concerne il coronavirus, state praticando dei particolari accorgimenti, oltre che per quanto riguarda la cura dei vostri pazienti, anche per esempio nel mangiare, nell'accudirli, nel pulirli, perché proprio è un problema anche di contatto, c'è un problema di contatto con queste persone. Questo sicuramente, però in realtà è qualcosa che noi abbiamo sempre fatto, perché come ho detto gli anziani sono comunque molto fragili. Ora a maggior ragione abbiamo questi presidi che ci aiutano, che sono i camici monouso che utilizziamo e poi cambiamo ad ogni paziente. Per quanto riguarda eventuali pazienti che entrano provenienti dalle strutture ASL, comunque sono pazienti che entrano dopo aver effettuato il tampone è negativo, però comunque noi li consideriamo, ecco, sì, assolutamente, assolutamente, il tampone è negativo e dopo poche ore entrano, perché ovviamente se il tampone venisse fatto troppe ore prima dell'ingresso non avrebbe valore, tanto è vero che dei pazienti che sono entrati un po' più tardi di quel per motivi logistici, ecco, legati al trasporto, le ambulanze sono entrati un po' più tardi rispetto a quello che avevamo pensato, l'ASL ha ripetuto il tampone nell'imminenza dell'ingresso. Quindi questi pazienti, che comunque sono Covid negativi, però sono comunque ricoverati in un'area che abbiamo in un'ala, proprio in un'ala che è stata dedicata a loro, e per 14 giorni si muovono e vengono accuditi in quell'area. Il personale, ovviamente, c'è una persona in turno o due, un infermiere e un operatore sociosanitario che si prendono cura di loro, e che comunque ogni volta che escono da quell'area devono cambiare il camice e tutti gli altri presidi di protezione che vengono comunque smaltiti. Dottore, parliamo un attimo proprio della vostra struttura, l'ex SUND, l'RSA Santa Maria Ausiliatrice, una delle più grandi nella nostra regione. Vogliamo dare anche qualche numero, cosa fate, quante sono le persone ospitate e quante persone operano, lavorano nella vostra struttura? Noi in questo momento abbiamo 106 ricoverati, solitamente. Sono tanti? Sono tanti, sì. Solitamente abbiamo qualche numero in più, sui 110-111. Lavorano qui circa 60 persone, soprattutto infermieri professionali e operatori sociosanitari, e siamo poi 4 medici che ci alterniamo nella gestione medica del paziente. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i miei colleghi medici e soprattutto gli infermieri e soprattutto e ancor più gli operatori sociosanitari di questa struttura, che hanno mostrato un'abnegazione e un attaccamento anche ai loro pazienti e ai loro ospiti, e hanno compreso anche il valore sociale del loro lavoro, perché sono estremamente disponibili. Alfredo, se c'è qualche domanda da studio, il dottor De Nicola e la caposala Manuela Puglielli ovviamente sono a nostra disposizione. Sì, io avevo una curiosità, ho una curiosità, perché insomma li ho visti bardati chiaramente di tutti i presidi necessari. Volevo sapere come i pazienti hanno preso questo cambio d'abiti dei medici e degli infermieri che ogni giorno vedono, perché anche l'aspetto psicologico immagino che per pazienti anziani in delle strutture così sia importante. Certo, allora il collega Alfredo Primante da studio chiede giustamente come hanno accolto, la domanda è per entrambi, come hanno accolto i vostri pazienti questo relativo cambio d'abiti, perché è chiaro che voi, immagino, in tempi normali certo, non andate così bardati, se possiamo usare questo termine, per i vostri reparti e per accudire i vostri degenti. Come hanno accolto, vedendovi così, diciamo, protetti, come hanno accolto questo cambiamento? Beh, molti di loro hanno consapevolezza dei rischi che ci sono al di fuori della struttura, e tutto sommato credo che hanno accolto il tutto con un senso positivo, come una maggiore protezione e cura nei loro confronti. La domanda ovviamente anche per la caposala, che ha contatto ancora maggiore con le genti.
durante i primi giorni hanno chiesto spiegazioni, adesso addirittura qualcuno è anche spiritoso su questo nostro nuovo modo di apparire, ecco, però comunque hanno compreso e sono tutto sommato direi anche contenti, ecco, di quello che di queste facendo. Precauzioni. Sì. Per chiudere, dottore, vogliamo anche a beneficio dei nostri telespettatori dire che in questa struttura ci sono persone diciamo anziane che hanno anche delle patologie rilevanti. Sì. Quindi voi siete una RSA, ma insomma agite anche diciamo da presidio ospedaliero in un certo senso. Noi cerchiamo di fare molto questo lavoro, la realtà delle RSA. La post-geriatria, sì, propriamente la possiamo definire. Probabilmente proprio così, è cambiato un po' il ruolo delle RSA negli ultimi anni, è una realtà questa, ormai l'RSA sta diventando una vera e propria geriatria, c'è un ottimo rapporto col reparto di geriatria e di continuazione delle loro cure. Però la tipologia di paziente che arriva oggi nella RSA spesso è un paziente molto complesso, molto fragile, che ha bisogno di nutrizione parenterale, di nutrizione enterale, di terapia di supporto idratante, antibiotica, e quindi non è, possiamo dire, più quel paziente di pura riabilitazione fisiochinesica in qualche modo. Grazie al dottor Pierpaolo De Nicola, responsabile medico della struttura, alla caposala Manuela Puglielli della RSA. Prego, ci mancherebbe. Un'ultima parola, certo. Io vorrei ringraziare il personale, molti di loro hanno deciso con grande sacrificio di trasferirsi a vivere in una palazzina all'interno della RSA. Per evitare di fare troppi spostamenti, quindi con sacrificio, perché hanno deciso di lasciare a casa le famiglie. Certo. Alcuni hanno anche i bambini, però di fronte a questa grande emergenza, per evitare di essere loro stessi vettori di questo virus, hanno deciso di vivere qui. Quindi praticamente 24 ore su 24. Sì, dormono, mangiano e vivono in questa palazzina. E lavorano poi studio. Durante i loro turni di lavoro, magari anche ben oltre l'orario. Più che altro hanno dato disponibilità per qualunque emergenza ad arrivare in tempo reale, lasciare magari il loro momento di svago ed essere qui in 5 minuti. Grazie ancora a Manuela Puglielli, caposala della RSA Santa Maria Ausiliatrice, e al responsabile medico, il dottor Pierpaolo De Nicola. Da Montesilvano è tutto, linea che può tornare allo studio. A te, Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti, e chiaramente il grazie va esteso a tutti gli operatori sanitari che in queste ore stanno davvero dando il massimo per cercare di salvare vite umane e curare i propri pazienti. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci occupiamo di un aspetto che stiamo curando da diversi giorni, cioè quello legato al coronavirus e le aziende, perché c'è una notizia che riguarda la Sevel ed è il primo caso positivo dello stabilimento della Val di Sangro. Non si è recato al lavoro però dall'11 marzo scorso, l'impiegato appunto risultato positivo al Covid-19, il caso è stato comunicato dall'azienda ai sindacati. Sentiamo il servizio. Primo caso positivo al coronavirus nella Sevel di Atessa. Lo rende noto l'azienda alle RSU di fabbrica e si tratta di un impiegato che lavora negli uffici dell'azienda della Val di Sangro. I sindacalisti riferiscono che il dipendente Sevel opera nell'area palazzina ed è risultato positivo al tampone Covid-19. Il contagio risale all'11 marzo scorso. L'azienda che produce il furgone Ducato aveva fermato la produzione dal 12 al 17 marzo per poi riaprire per una giornata su due turni, ma per adeguarsi al decreto sul Covid-19 la produzione era stata nuovamente sospesa, come per gli altri stabilimenti del gruppo FCA, fino al prossimo 3 aprile. La chiusura è coperta dalla cassa integrazione. Sulla vicenda dell'impiegato contagiato, l'ASL Lanciano Vasto Chieti ha applicato tutte le misure previste per questi casi. Al momento non risultano altre persone coinvolte. Questo dimostra che le nostre preoccupazioni erano fondate, commenta il segretario Fincisl Abruzzo Molise Domenico Bologna. Quindi la decisione di chiudere tutte le attività non essenziali è l'unica strada per fronteggiare il dilagare del virus.
E la chiusura delle attività non essenziali, come abbiamo sentito nel servizio, è contenuta nel decreto appena entrato in vigore proprio oggi, che però contiene misure a sostegno dell'economia ed è disposto che il prefetto avrà l'ultima parola sulla chiusura delle aziende. Intanto anche le regioni stanno adottando misure per salvaguardare le imprese del proprio territorio. Facciamo il punto con Giuseppe Dintino. Rimarranno aperte solo le aziende ritenute essenziali o strategiche. È quanto prevede il nuovo decreto, in vigore da oggi, che impone la chiusura di alcune altre attività. Scavando nei cavilli del decreto, però, l'ultima parola sulla chiusura o meno delle aziende l'avrà il prefetto. Dà la possibilità di richiedere al prefetto, della provincia ovviamente dove è ubicata l'unità produttiva, la possibilità di, in realtà, di non sospendere queste attività. È chiaro che ci sono, devono essere delle motivazioni, in particolare la norma ne delinea due, ovvero la possibilità di assicurare la continuità delle filiere rispetto all'attività nella quale l'azienda ovviamente è considerata e che rientra in questo famigerato allegato 1. L'altra ipotesi è il fatto di avere un impianto a ciclo produttivo continuo che inevitabilmente provocherebbe un grave pregiudizio all'impianto stesso, addirittura pericolo di incidenti. Alla firma del decreto subito l'allarme di Confindustria. Perderemo 100 miliardi al mese, ha dichiarato il presidente Vincenzo Boccia, secondo cui il 70% del settore produttivo chiuderà. Nei decreti però volti a salvaguardare parte della popolazione, mentre molti sono ancora costretti a recarsi al lavoro, non si parla solo di chiusure ma anche di sostegno alle imprese. Dà la possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti piuttosto che di allungare le rate dei finanziamenti o anche, attenzione, ai canoni di leasing. E può essere chiesta, consideriamo anche l'ipotesi, diciamo, di sospendere o allungare queste rate addirittura fino a un anno e addirittura di poter arrivare al 100% della durata residua di ammortamento nell'estensione della durata. Sono delle misure di sostegno di natura finanziaria che prevedono immediatamente la sospensione delle revoche legate ad aperture di credito piuttosto che a contratti di finanziamento piuttosto che a mutui fino al 30 settembre del 2020, e consideriamo che su questa misura lo Stato ha messo 1,73 miliardi solo su questa misura. Non solo il governo nazionale è in campo per sostenere l'economia, anche le regioni stanno varando delle misure a sostegno delle imprese del territorio. Da un punto di vista di misure regionali esisteva già una misura molto interessante proprio sull'innovazione tecnologica dei processi, perché in realtà le aziende erano state un pochino lasciate a secco di finanza agevolata negli ultimi anni, e questa era la prima misura interessante che riguardava appunto l'innovazione tecnologica e di processi. Ebbene, questa misura in realtà, grazie proprio all'intervento della Regione Abruzzo, doveva scadere in realtà nei primi giorni di aprile, in realtà è stata prorogata questa misura al 31 maggio, parla di 5 milioni e 600 mila euro. Il coronavirus in qualche modo sta accelerando una rivoluzione del lavoro già avviata alcuni decenni fa. Se le persone sono isolate dentro casa, le aziende invece sono sempre più digitalizzate e quindi inserite in contesti internazionali. Questa ipotesi della pandemia da Covid in realtà rappresenta una grandissima opportunità per le nostre aziende, specie del nostro territorio abruzzese, per rivoluzionare i propri processi. Significa questo lavorare più in smart working piuttosto che assicurare maggiore incidenza informatica ai processi produttivi, organizzativi e amministrativi. È una rivoluzione in cui prima o poi avremmo dovuto fare inevitabilmente a che fare. E questo decreto del governo, l'ennesimo in questa emergenza coronavirus, però ha sollevato molte perplessità nei sindacati che hanno anche annunciato lo sciopero. Noi questa mattina, nel corso della edizione delle 14 del TG6, abbiamo ascoltato Leo Malandra, che è il segretario generale della CISL Abruzzo Molise. Sentiamo un estratto dell'intervento di questa mattina. Sulla base dell'accordo fatto con il governo,
per una limitazione assolutamente restrittiva di tutte quelle che si dovevano essere le attività essenziali del mondo del lavoro, della produzione industriale e commerciale nel nostro paese. Nel DPCM, che ha avuto un po' di tempo per essere emanato, sono state aggiunte una serie enorme di attività che noi non riteniamo essenziali. Noi crediamo che stiamo combattendo una guerra contro il coronavirus e quindi in questo caso in cui noi dobbiamo limitare i contagi da coronavirus e anche le migliaia di tragici decessi che stanno avvenendo in tutta Italia, noi abbiamo bisogno in questo momento di affrontare questa situazione, quella della salute dei cittadini e dei lavoratori. Ogni altra valutazione di tipo economico va fatta successivamente. Noi chiediamo la riapertura di un confronto con il governo per cercare di meglio ridefinire quali siano le attività produttive essenziali a questo momento della vita del paese. Intanto apprezziamo che grandi aziende come la FCA con Sevel nel nostro stabilimento, come tutto l'indotto, abbia ritenuto di dover aderire in pieno a quelle che sono i principi veri, cioè quelli di garantire la salute dei cittadini e dei lavoratori, e quindi hanno fatto il fermo produttivo. Chiaramente andremo a valutare caso per caso tutte le situazioni in Abruzzo che non dovessero in qualche modo corrispondere a criteri di garanzia per la salute sia dei cittadini sia dei lavoratori. Quello che è l'attività produttiva ovviamente è a cuore al sindacato, ma discorsi di natura economica, di garanzia delle imprese vanno sicuramente ragionati e portati avanti, ma con uno step successivo. Parlare oggi, come parla Boccia, di 100 miliardi al mese che perdono le aziende, lo teniamo sicuramente in considerazione, ma teniamo anche conto che l'Europa ci sta dando una mano, l'Europa si sta mostrando madre e non matrigna, ci sta dando la possibilità di avere forti finanziamenti che dovranno ricostruire il nostro paese, e io spero che lo si faccia in termini di maggiore innovazione, di maggiore competitività e di maggiore ricerca per avere un paese più moderno ma anche più solidale. Lasciamo l'aspetto delle imprese e del lavoro, torniamo invece alla emergenza più strettamente sanitaria. A Lanciano, dopo i due dottori di ortopedia, altri due di medicina sono risultati positivi al Covid-19 nel nosocomio Renzetti, e in isolamento domiciliare volontario ci sono 5 infermieri. Vediamo il servizio. Sale a 4 il bilancio dei medici positivi al Covid-19 dell'ospedale Renzetti di Lanciano. Dopo i due dottori in servizio al reparto di ortopedia, il tampone ha dato esito positivo per altri due dottori del reparto di medicina. Il coronavirus non colpisce soltanto i medici. 5 infermieri di medicina si sono messi in quarantena volontaria. Il Renzetti è al centro di un preoccupante contagio iniziato lo scorso 9 marzo. Qui una 92enne di Casoli, ricoverata inizialmente per la frattura del femore, risultò in seguito positiva al Covid-19. Veloce il contagio nel reparto di ortopedia, dove risultarono positivi 9 pazienti su 13 ricoverati, di età compresa tra 66 e 92. 2 le vittime registrate, oltre alla nonnina di Casoli, Maria Antonia De Quinque, deceduta dopo essere stata trasferita all'ospedale di Chieti, è in seguito morta anche un'anziana di Paglieta, nella Cimini, aveva 85 anni. Il reparto di ortopedia del Renzetti è stato sanificato, al momento è chiuso, e sulla mancanza di DPI, i dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari come guanti, mascherine e tute, l'USB ha presentato 2 esposti, uno alla procura di Lanciano e un altro alla procura di Chieti. Sul fronte delle buone notizie invece, nella Marsica Pescina è stato riattivato il punto di primo intervento, il punto del 118 e il servizio di Luca Pulsoni.
Il punto del 118 di Pescina è stato riattivato dopo che una trentina di persone, tra medici, infermieri e personale sanitario, erano entrate in contatto con il medico di cerchio trovato positivo al coronavirus ed erano finite in stato di quarantena. La riapertura è avvenuta domenica 22 marzo, data fissata per il termine della quarantena, e dovrebbe fare da preludio alla riattivazione del punto di primo intervento di Tagliacozzo, dopo che i medici e operatori sanitari erano stati trasferiti momentaneamente nel pronto soccorso di Avezzano. A breve dovrebbe essere garantita anche la riapertura del PP di Pescina, dopo il sopralluogo dei vertici aziendali della ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in vista di un possibile potenziamento del presidio, dato l'avvicinarsi della fase più acuta dell'emergenza coronavirus nella Marsica. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra l'unità di crisi regionale e i dirigenti dell'azienda sanitaria per valutare tutti gli elementi emersi dal sopralluogo e stabilire la strategia immediata per fronteggiare il diffondersi del virus che ha particolarmente colpito la Marsica orientale. La riattivazione del PP di Pescina è connessa alla distribuzione del personale all'interno del sistema sanitario regionale. Nessuna guerra di territorio, sottolineano i sindaci della Marsica, ma una presa di posizione sulla base delle reali esigenze. Salgono a 9 intanto i casi di contagi in tutta l'area della Marsica Est, numero che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, dato che vari sindaci del territorio sono in attesa delle analisi di nuovi tamponi effettuati. A breve vedremo se ci saranno sviluppi e quali saranno le scelte che verranno adottate. C'è ancora tanta strada da fare, ma uniti ce la faremo, ha dichiarato il sindaco di San Benedetto de Marzi, Quirino D'Orazio, che aveva formalmente inoltrato la richiesta di potenziamento del PTA di Pescina a Regione e autorità sanitarie. Alberghi per isolare i positivi asintomatici. La proposta arriva da Pietro Micaroni, ex medico, oggi in pensione, specialista in igiene, epidemiologia e medicina preventiva. Un dibattito questo sugli asintomatici che sta prendendo piede anche a livello nazionale. C'è bisogno appunto di isolare le persone che non presentano sintomi per limitare ulteriormente il contagio. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Sulla gestione dell'epidemia da Covid-19 è intervenuto il dottor Pietro Micaroni, medico recentemente in pensione, specialista di igiene, epidemiologia e medicina preventiva, già addetto per molti anni ai servizi di sanità pubblica presso la ASL di Pescara, il quale ha ritenuto importante portare l'attenzione dei suggerimenti operativi che potrebbero aiutare a risolvere la situazione, soprattutto per quanto riguarda lo stop dei contagi, quantomeno in quelle zone dove la positività da coronavirus sono ancora circoscritte. Secondo me si sta lavorando tanto per il problema del Covid-19, però secondo me ci sono delle carenze e si può fare anche molto di più di quello che si è fatto, molto meglio e con meno risorse, con meno impegno di risorse, dal mio punto di vista, è la gestione dei contatti e delle persone risultate positive ai tamponi, ma che sono o asintomatiche oppure manifestano sintomi molto lievi. Secondo le disposizioni governative, allo stato attuale queste due categorie di persone, di popolazione, vengono rimandate a casa, sono in isolamento, ma isolamento fiduciario. Ma man mano che il numero di contagiati aumenta, è chiaro che diventa sempre più difficile effettuare un controllo attivo su un gran numero di persone. E quindi succede che queste persone in quarantena domiciliare, intanto c'è il rischio che infettino i loro familiari e quindi c'è il rischio che da una persona i casi ne diventino 4, 5 a seconda della numerosità del nucleo familiare. E poi naturalmente c'è il rischio che non rispettino scrupolosamente le disposizioni o per malafede oppure perché semplicemente non hanno compreso queste istruzioni. Quindi il nucleo della mia proposta è quella di istituire delle strutture o reperire le strutture dove poter mantenere in isolamento le persone appunto che o stanno bene però hanno avuto un contatto oppure sono semplicemente positive. Quindi non strutture mediche, diciamo che c'è bisogno di assistenza sanitaria minima, ma fondamentalmente strutture alberghiere. È una normale di prassi quando si tratta di malattie infettive di questa gravità. In Cina più o meno hanno attuato questo sistema, cioè hanno reperito grandi alberghi dove hanno messo queste persone in quarantena. Questo discorso può essere fatto a tutte le scale, sia a livello nazionale che a livello locale.
Ma soprattutto io vorrei insistere sul fatto che forse bisogna lavorare di più sulle aree ancora non contagiate completamente. Probabilmente è più facile lavorare, individuare i positivi, individuare i contatti, eccetera, non so, all'Aquila, dove, se non ricordo male, i casi sono ancora pochissimi, che non a Pescara. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono tutti i nostri contributi sia su YouTube che sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona serata.